Napoli. A parte la diversità sostanziale dei personaggi, a parte la diversità sostanziale dei casi, io rappresento un signore, l'ho detto, preso al laccio e potrei essere uno di voi e dico di peggio. Se Tortora in questo momento impazzisse, se Tortora in questo momento perdesse quell'equilibrio di nervi che cerca di tenere dal 17 giugno con una disperazione che confina col tormento e improvvisamente Tortora impazzito, dicesse ebbene sì, io sono un camorrista e voi... e scrivessi magari il vostro nome e cognome, eravate miei complici, voi che mi ascoltate in questo momento verreste ammanettati, buttati in galera e poi magari si discute o si cercano. E quali prove, spesso, che non meritano il nome di prove, vengono trovate? Vengono trovati dei pentiti che vengono affittati, che vengono usati, che vengono contrattati, che vengono barattati, il pentitismo elevato a istituzione giuridica. Ecco che cosa noi abbiamo di fronte agli occhi in questo momento. Confermano, in cambio naturalmente di vantaggi, e voi siete ridotti all'impotenza, alla distruzione, al dolore, e per di più se vi lamentate, c'è qualcuno che può dire, ma come si lamenta? La legge, ma come si lamenta? La via regia, questa è la situazione atroce della civiltà giuridica, della inciviltà giuridica italiana. Ecco. Attenzione, il pericolo di Tortora è il pericolo di tutti, il pericolo che noi vogliamo cancellare definitivamente. Finora non ho avuto notizia che alcuna forza politica italiana in modo incisivo e forte prendesse coscienza, non dico del mio dolore, ma di quello degli altri che sono ancora in attesa di giudizio, che sono ancora nelle carceri, che sono ancora esposti alle infamie dei pentiti, ma della vostra sicurezza, perché ripeto, siete voi tutti, ve lo dico con convinzione profonda, in pericolo, e se siete in pericolo, e se i diritti elementari del cittadino, il diritto di andare a casa la sera e di sapere che quello che busserà alla porta non sarà il carabiniere, è chiaro? Ebbene, se non è assicurato questo, i mattoni per costruire una possibile democrazia non esiste, li hanno distrutti, se li sono mangiati, hanno fatto un appalto truccato, questo non si lo so. Sono dissipati. Ecco, ma la gente si chiede, è possibile che Tortora non abbia mai visto, non abbia mai incontrato, non abbia mai sentito parlare dei suoi due principali accusatori, Barra e Pandini? Marazzo, io guardo in volto lei e ora guardo in volto chi mi ascolta. Non so chi siano, da che universo quello lo posso immaginare, dalla peggiore fogna della criminalità provengono. Non uno degli uomini che mi sono stati, uno era incappucciato con un rito degno del pre-medioevo, poi l'hanno scappucciato quando me l'hanno presentato, non quello che mi chiamava Enzino, non so chi siano, io sono stato sottoposto, e non so ancora, perché gli atti non ci sono, se ce ne sono altri di questi pendagli da forca.